continuano le nostre interviste, stiamo parlando della Palumbo Glass, adesso lo facciamo con un funzionario di zona che si chiama Marco Iozzi. Ciao Marco e benvenuto su Media Hotel Radio. Salve, buongiorno. Parlaci dell'azienda, come nasce, la filosofia, i servizi, che cosa offrite? Allora, la Palumbo Glass è un'azienda che è nata una quindicina di anni fa da un'idea di Palumbo Prisco, dove ha ereditato un'azienda artigianale del padre. Nel corso degli anni ha fatto degli investimenti che ha reso il lavoro della vetreria, che è un lavoro artigianale, a livello industriale, facendo dei forti investimenti e rendendo praticamente la lavorazione del vetro un qualcosa di sicuro. Con gli investimenti ha reso tutte le aree di lavoro a norma di sicurezza, dove gli operatori non hanno alcun rischio di infortunio. Questa cosa ha chiaramente aumentato il livello di lavorazione, la qualità di lavorazione, e ha permesso alla Palumbo Glass di essere una delle realtà più affermate in Campania, affidandosi anche a dei marchi di forniture molto importanti a livello nazionale. Tra i marchi più importanti della Palumbo Glass che offre sul mercato, oltre a tutte le tipologie di vetro, ha nella sua gamma di prodotti da poter proporre alla sua clientela, ha il marchio Faraone e il marchio della Pellini Skyline, che sono a livello nazionale dei marchi affermatissimi. Ecco, entriamo nel dettaglio, facciamo anche la descrizione un po' del prodotto. Allora, la Palumbo Glass offre, per quanto riguarda il vetro, qualsiasi tipo di soluzione, qualsiasi tipo di vetro e qualsiasi dimensione realizzabile, perché i forti limiti del vetro sono proprio le dimensioni di lavorazione. La Palumbo Glass, sotto questo punto di vista, non ha alcun tipo di problema nel fornire ai suoi clienti qualsiasi tipo di prodotto. Si è affermata, ha cominciato con l'edilizia per quanto riguarda vetri termici e poi è passata a schermature solari con la Pellini Skyline e è passata a fare delle balaustre e delle forniture di sicurezza di vetro con i prodotti della Faraone. Bene, ecco, come è cambiata, come sta cambiando anche nel turismo questo tipo di richiesta? Per quanto riguarda noi del settore del vetro, ovviamente il settore del turismo ha spesso degli alberghi dove hanno delle vedute e dei, come possiamo vedere anche dalla nostra pubblicità, dei panorami stupendi. Quindi riuscire a mettere del vetro tra la persona che è all'interno di un edificio e il panorama e renderlo gradevole alla visione, la Palumbo Glass offre questo tipo di bellezza che, oltre a essere un lavoro, ci si riesce a creare anche qualcosa di bello. Certo, quindi una bellezza estetica, però anche luce, perché l'illuminazione è importante. Devo dire che a Rio de Janeiro gli alberghi hanno tutte queste vetrate sul mare e io stessa, quando scelgo anche una camera d'albergo per le mie vacanze, un occhio sul paesaggio e su, diciamo, la finestra come è posta, devo dire, lo butto. Certo, certo, assolutamente. Il bello non deve essere nascosto. Il vetro è bello perché è trasparente. Avete capito? Viva il bello!